Salve ragazzi, benvenuti al nuovo video di Saints Row, il sesto mi pare ormai. L'altra volta ci siamo interrotti in un punto un po' transitorio, dato che la missione era composta da tre parti da svolgere una dopo l'altra, senza interruzione, e io dovevo interrompere il video. Comunque, ho rifatto le prime due parti perché me le ha cancellate, e adesso partiamo con la terza parte. Abbiamo già liberato Kinsey. Esimos, adesso dobbiamo liberare Angel, cioè dobbiamo reclutare Angel della Muerte, che è un luchador che è nemico di Kilbane e pertanto un nemico del sindacato, quindi lo vogliamo con noi. Allora, iniziamo. You're welcome, and let's forget it ever happened. Time to mount a rescue, Z. Don't say mount! So no saddle up comments either? If you didn't just bust me out, I'd be walking the other way. Ecco, abbiamo assistito a uno degli scherzi che hanno a che fare con i cavalli, con la montatura, però. Qua ovviamente per il motivo che Simos è stato costretto a servire da cavallo. Ah, sì, sapete voi in che maniera. Usate un po' di immaginazione. Quindi compriamo delle armi prima di avventurarci da Angel della Muerte. Compriamo le munizioni qua, un po' di munizioni qua, una granata. Beh, io direi. Magari potenziamo anche qualche arma, dai. Vediamo. No, questo qua è potenziato al massimo. Il fucile. Ecco, possiamo potenziare il fucile. Un'arma che torna sempre utile prima o poi. Possiamo potenziare le granate. Bene. Quindi adesso possiamo andare a recuperare Angel della Muerte, che tra l'altro è già bersagliato dai nemici, quindi dobbiamo fare anche in fretta. Like an action adventure movie, citizens of Steelport are being terrorized by a giant boulder. The several ton object escaped from an office building downtown when the cables for a counterweight snapped and sent this rolling ball of death out into the streets. Though an elevator was crushed during the fall, rescue workers were unable to pry apart the metal to determine if anyone was inside. The presence of what appeared to be blood suggested the worst. At this time, city officials are uncertain how this new menace will be removed before more people find themselves crushed under its enormous weight. This is Jane Valderrama with your Steelport Terror Report. Quindi abbiamo avuto un'altra notizia da Jane Valderrama, che ha parlato della nostra piccola avventura nel palazzo di Lorraine, di noi che abbiamo staccato la palla da discoteca, per così dire, e che poi ha ammazzato un paio di persone per strada. Cose che capitano in questo gioco. Nessuno è sicuro. Ecco un'altra delle avventure di Nightblade alla radio. No, vabbè, io metto un po' di musica, va. Ecco, scusate l'interruzione, però qualcuno ha suonato alla porta, però non c'era nessuno. Allora, stiamo facendo un bel po' di strada, secondo me giriamo anche in circoli. Ecco,
adesso siamo arrivati. Mega frenata. Siamo quasi arrivati, ragazzi. Comunque Angel della Muerte, come dicevo, è un luchador. Un luchador che un tempo perse una battaglia con Killbane e gli venne rubata la maschera. Per un luchador vedersi togliere la maschera davanti al pubblico è il massimo del disonore. Quindi adesso Angel della Muerte odia Killbane con tutto se stesso. E comunque vediamo adesso, siamo arrivati fuori dalle scatole. Dobbiamo arrivare alla palestra di Angel della Muerte, che è qua dietro l'angolo. Ecco, vedete, c'è già anche un bruto. Ma comunque Zimos, aia, ecco, lì abbiamo già applicato due granate. Sfigato. Aia. Uff, ce la siamo cavati con poco stavolta. Allora, usiamo la Peace Bomba. Ecco, così sistemiamo il tutto abbastanza in fretta. E il resto lo sistemiamo a mano. Ecco, c'è anche Oleg. Gli hanno trovato un vestito adeguato, a quanto pare. Saranno dovuti andare dal sarto, questo di sicuro. Pallottola nel sedere, toglie di torno il mago. Benissimo, andiamo a salvare, vabbè, salvare sì, Angel della Muerte. Ecco, vedete, questo Angel. You're not one of Loren's brutes. And you are not one of Kilbane's luchadors. No, but they are. Ecco, e sono arrivati i luchadores. Però per fortuna siamo arrivati prima noi e possiamo proteggere Angel. Di questo si occupa Oleg. Allora, noi dobbiamo agire in fretta, dobbiamo eliminare questi qua, che anche questi sono tutti uguali, se notate, però questi qua possono essere perdonati in quanto hanno la maschera, no? Invece quelli di Loren, secondo me, erano tutti clonati. Ecco, stiamo già morendo, dobbiamo rifugiarci sopra, anche perché fra poco arriverà... Ecco, è già arrivato il nemico. Ecco, vedete il bruto armato di minigun, noi lo facciamo esplodere, così ci prendiamo anche la sua arma e facciamo un po' di strage, dai. Armati di minigun, possiamo fare un po' di strage. Ecco, arrivano anche i bruti armati di lanciafiamme, quindi dobbiamo sistemarli. Uno se lo tiene d'occhio Oleg, l'altro dobbiamo farlo fuori noi. Sta arrivando, dobbiamo prepararci al suo arrivo, che adesso guardate, guardate che arriva. Si può fargli esplodere il lanciafiamme, è la via più rapida questa di ucciderlo, però noi l'abbiamo fatto fuori anche senza. Va bene, comunque armati di lanciafiamme, di mini, ecco, abbiamo finito. Così passiamo alla seconda parte della storia, al cuore della storia, secondo me, perché appunto entriamo nel vivo dell'azione. Well, ladies and gentlemen, Philippe is dead and we are at a crossroads. And the question is, who will lead the syndicate to a new era? Viola and Kiki were Mr. Loren's right hands. I had someone else in mind. Excuse me? The Syndicate has to answer for what they did.
Then this time, we're taking the fight to them. Since we don't know Steelport, I brought in some people who do. This is Kinsey, Zemos, and Angel. The barbarians are at the gate! We need a general, not an ambassador! Calm down, Eddie. What did you call me? What would you like us to do, Kilbane? Something. Anything! Before I wonder why I keep you bookends around. Talk to one of these guys. They'll have things for you to do. It's our time now. Let's get this shit started. Bene, abbiamo finito questa prima parte. E adesso vedete che abbiamo raccolto il nostro gruppo. Zemos, Oleg, Kinsey e Angel. E adesso ci troveremo a dover svolgere delle missioni per ciascuno di essi rispettivamente. Ok, quindi abbiamo delle nuove basi operative, quindi la casa di Kinsey, la casa di Angel, la palestra, una nuova arma che io censurerei, e anche il luogo dove vive Zemos e la nostra nuova casa. Va bene, va bene, va bene. Fin qui ci siamo. Bella là, ci siamo portati il minigun a casa. Facciamo un po' di strage di vetri. Ho sempre voluto farla da... Tanto quest'arma non possiamo tenercela, quindi tanto vale fare un po' di casino. Tanto. Oh, c'era qualcuno? Sei vivo? Sì, è vivo, non vi preoccupate. Allora, lasciamo da parte quest'arma, ecco, e dedichiamoci alla nostra prima missione. Che tra l'altro io vorrei tirare un video a parte in cui tento di rubare l'elicottero all'esercito, che è una cosa un po' difficile e ci si può divertire sclerare un pochino in turco. Va bene. Per chi completiamo la missione prima, per una volta non si pierde, vedete? Allora. Ah sì. Perché no? La missione di Shaumbi. Sì, sto decidendo, scusatemi. Sì, intanto è quella che ho più voglia di fare. Hey girl, what are you up to? On my way to kill Pierce. Sì, voi parlate intanto, eh. Scusate, si sono bloccati un po' i dialoghi. Scusate, la questione è questa. Pierce ha fatto una... organizzato la discoteca in casa, mentre Shanti è arrabbiata perché sono ancora in lutto per Johnny, che è morto nella prima scena. E quindi vuole fargli la pelle. Adesso andiamo a rompergli le scatole. Will you see me crying about a little girl? I swear to God, I will shove that thing down your throat hole. Whoa, Shandy. We can't mourn Gat forever. Eventually, you gotta get back on the horse. No offense, brother. He's right. Whatever. Damn, girl. Life is for the living and shit. You know what I'm saying? Listen, it's so pretty. Sì, intanto lasciamoli fare. Vabbè, la nostra boss non è che sia molto interessata a questo tipo di divertimento. Ci sono solo ragazze. Ecco, inizia.
Ecco, vedete, questa è una trappola che si hanno teso quelli del sindacato. Si hanno mandato delle prostitute, cioè, le prostitute dei Morningstar, che hano l'incarico di ucciderci approfittando della nostra invulnerabilità, diciamo. Abbiamo abbassato la guardia. Non venire verso di me con quella bomba attaccata al culo! Scusate. Però sono andato un po' in panico. Comunque questa è la missione in cui Pierce verrà. A chi state sparando? Scusate, a me? No. Ah sì, a me! Le ho confuse con le nostre perché avevano il vestito viola. E questa è la missione in cui Pierce viene ferito. E è quella parte che è direttamente programmata nello script. Ecco, Pierce è svenuto, dobbiamo andare a salvarlo, scusate. Per fortuna ho allungato i tempi di svenimento dei nostri membri. Ok, quindi adesso dobbiamo continuare a... Ok, dobbiamo andare. Ci hanno tagliato la corrente, dobbiamo ristabilire l'energia nell'edificio. Bel pugno in faccia, quello che si vuole, mica fucili, mitragliatrici, mica bombe. Un giorno di questi proverò a sistemare. Ecco, proviamo già adesso, una sfida. Proviamo a sistemarli tutti a mani nude. Dove dobbiamo andare? Là. No, mi sono perso. Scusate, mi sono perso un pezzo di... non lo so. Boh, era di nostri questa, secondo voi? Ecco, dobbiamo prendere un'arma, perché adesso arriveranno i cecchini. Sei dei nostri? Aspettate che controlliamo se è dei nostri. Questa... Non è dei nostri. Ok, saliamo sul tetto ed eliminiamo i cecchini. E questa parte è un po' difficile perché i cecchini sono tanti e noi siamo solo una persona. Ecco, anche le prostitute si sono vestite. No, e i cecchini si sono vestiti da prostitute. Insomma, poi l'hanno insegnato a usare un'arma di quel genere. Sono persone prese a caso a cui hanno dato in mano un fucile da cecchino dicendo fate il vostro lavoro, perché non ne ho idea. Aia, ecco, vedete che mi sono preso una pallottola. Aia, devo andare a nascondere. Pierce, fuori, dai! Mamma mia, cioè, se fossi morto per colpa di Pierce sarebbe finito di nuovo sulla mia lista nera e sta leggermente migliorando, mi sta sempre più simpatico Pierce. Ultimamente non creava più problemi, però... Un altro cecchino. Ma dove? No. Vedete, allora ritiro quello che ho detto prima. Questi qua sono cecchini di primo ordine. Siamo noi che facciamo schifo. Siamo più specializzati con i mitra noi. Altri cecchini? Dove? Ah, eccola lì.
Ecco, adesso dobbiamo sistemare la corrente. Dove che era la stanza della... Ecco, siamo finiti nel cesso. Mi sto perdendo. Ma abbiamo... abbiamo fatto il giro completo della casa. Ecco, dobbiamo andare di sotto. Che genius. Che genius. Qua abbiamo già sistemato tutti. Per fortuna possiamo subito passare ai fatti. Riaccendiamo la corrente. Can't you call back later, Oleg? You have to cancel the party. It's a trap. I picked up on that. So it's over? I should have known a few helicopters wouldn't stop you. There weren't any helicopters. Adesso scopriamo che le prostitute non erano tutto. Hanno inviato anche un paio di elicotteri per farsi fuori. Quindi andiamo a prendere il bazooka, lanciarazzo, quel come cavolo volete chiamarlo. Ecco, si stanno bersagliando di brutto. Allora, ci sono gli elicotteri qua. Ecco. Uno sistemato. Due sistemati. Dove è il terzo? Sta arrivando. No. Il terzo di cotta, eccolo qua. Quello è il segno dei Luchadors, credo. C'è ancora due elicotteri in aria. Helicopters are in the air. Boh, eccolo qua. Benissimo, abbiamo sistemato anche questo. E finalmente finita la missione. Vediamo come ce la siamo cavata. Hooker assassins? They came highly recommended. Ladies, it was a pretty shit plan. Tell me something, Matt. Did you have a plan? How about you, Eddie? There's a reason Philippe left the thinking to us. We're done here. Killbane! Relax, you only need one of them. Viola, your sun is setting, but it's not too late. There's still time to grab Apollo's chariot and drive that fucker back across the sky. You feel me? Yes, Killbane. Apology accepted. Hey, I'll comp you a VIP pass to Murder Brawl. That'll cheer you up. Vedete, quello stronzo di Killbane ha ammazzato Kiki, la sorella gemella di Viola, perché Kiki l'ha chiamato Eddie, che è il suo vero nome. Invece lui vuole essere chiamato Killbane, che è il nome da Luchador. Vabbè, almeno una di loro ha abbastanza cervello da chiamarlo come vuole lui, però questo fatto qua di aver ucciso la sorella sarà soltanto dannoso per Killbane, perché vi aspettate davvero che Viola rimanga dalla sua parte dopo quello che ha fatto? Io non lo so. Comunque volevo farvi notare, in confronto al nostro boss, gli altri boss sono stronzi. Noi siamo un po' meno stronzi, però siamo comunque pericolosi per la società. Però almeno non siamo stronzi. Benissimo. Ok. Io direi di fare un'altra missione e poi ci fermiamo, perché oggi faccio un video un tantino più corto.
Ecco, in ogni caso ci stavo pensando, dovrei caricare un video di Toho Rhythm Carnival a breve, non so di preciso quando perché non mi sono allenato tanto ultimamente, però per un attimino per interrompere il ciclo di Saints Row, che magari sta diventando un po' tedioso guardare solo quello, e anche per me giocare solo quello. Vorrei provare qualcosa d'altro intanto. Bene, facciamo un'altra missione e poi basta. Zimos. Ah sì, no, la missione di Zimos no. Quella di Angel tanto meno, vabbè. Facciamo le missioni di Angel, almeno lì ci si può divertire un attimo. I'm always ready for a fight. I'll be the judge of that. I think I can handle myself. Come to my gym and we'll see. Bene, prendiamo un mezzo di trasporto adeguato, qualcosa di veloce. Un elicottero magari, no. O prendiamo un caccia. Ecco, vediamo se riusciamo a non distruggerlo sul primo grattacielo che capita. Non sono un pilota molto qualificato io. Eccoci, arrivati. Ecco. Siamo finiti a capofitto nel cemento, ma in qualche modo ce la siamo cavata, senza andare all'ospedale. Siamo finiti a 100 metri di lontananza per qualche strana legge della fisica inerente a questo gioco, però siamo abbastanza vicini, dai. Quanto odio dover camminare. Il camion. Bene. Epic fail. Remind me of what Kilbane took from me. It keeps me focused. Whatever works for you, man. I'm just saying. I like my place to have some working heat. So you hate discomfort. That's the sort of weakness the luchadors will capitalize on. Unless you harden up, Kilbane will crush you. But don't worry. I'll chisel you out of diamond. How? By making you experience the worst pain imaginable. Now come on. It's time for you to play in traffic. Ricordatevi ragazzi, che siate Rocky o che siate lo sfigato della porta accanto, non fatevi allenare da Angel della Muerte. I suoi allenamenti vanno un po' oltre i limiti. Questa volta il nostro compito è quello di farci schiantare dalle macchine per ricavarne denaro, cioè denaro, dobbiamo simulare degli incidenti per farci pagare il risarcimento. E in questa occasione ci abituiamo anche alle condizioni dure, al dolore, ai danni fisici, in modo che non. Vabbè, per me è una roba stupidissima. Dobbiamo trovare un posto idoneo a questa missione. Il mio preferito sarebbe un posto dove ci sono tante macchine che vanno a super velocità. Questo qua è il posto ideale. Poi rechiamoci verso quell'area segnata di blu, che è l'area dove dovremmo guadagnare il doppio dei soldi. Quindi abbiamo guadagnato 16.000 di risarcimenti su 70.000. Ecco, sbattiamo contro il camion.
No, solo 2000. Perché sono delle pappe molli, questi qua invece di venirmi addosso mi passano accanto o si fermano. Ecco finalmente qualcuno che mi ha colpito come si deve. Un colpo da 10.000 dollari. Ma come ho fatto? Come ho fatto a non farmi colpire? Scusa, un colpo da 3.000, un colpo da 4.000. Spero di ottenere il minimo. Abbiamo ricevuto adrenalina. Oh, ecco. Oh là là, adesso possiamo volare. Ecco, siamo stati colpiti per 30.000. Abbiamo completato la missione, ragazzi. E con questo si conclude la nostra missione. Perfetto. Anche se una stronzata, questa. Moriremo prima di ottenere il risarcimento. Però otteniamo il respect dei nostri amici Neanderthal. Va bene. Niente. Io direi di terminare qua, ragazzi, perché... vabbè. Stavolta non voglio farlo troppo lungo. Anche perché si caricano molto lentamente su YouTube i video. Quindi voglio risparmiare del tempo. Ringrazio quelli che mi hanno seguito. E ci vediamo per il prossimo episodio. In cui quello lì sarà l'episodio bonus. In cui cercheremo di rubare un elicottero all'esercito. Il che non sarà facile. E non so quante volte dovremmo riprovare a farlo. Va bene. Va bene, grazie ragazzi, scusate per Rachel che continua a interrompermi mentre parlo io, sono contento che mi abbiate seguito, arrivederci.